Connessi contro la violenza, questo è uno dei progetti portati avanti dall'associazione ERA e con noi abbiamo la presidente Elisa Marcheselli, psicologa e psicoterapeuta, e do anche il benvenuto al dottor Alessio Pietri, specialista in, me lo dica lei, te, diciamo del tu? Interessato, diciamo, al fenomeno degli hikikomori. Che poi ne parleremo molto in specifica. Però, dottoressa Marcheselli, diamoci del tu. Elisa, diciamo com'è partito tutto questo, perché andate nelle scuole, insomma, avete tanti progetti, no, per i giovani. Esatto, noi siamo tre professionisti, quindi psicologi, psicoterapeuti, e ad agosto dell'anno passato, nel 2017, ci siamo messi insieme proprio per dire creiamo qualcosa di utile per i giovani e per il disagio connesso all'uso delle nuove tecnologie. Quindi abbiamo creato un progetto secondo le linee ministeriali, studiando comunque tutti i passaggi che grazie anche alla nuova legge si sono stati fatti, e stiamo portando avanti la nostra progettualità in tante scuole, sia in Arezzo sia nella vallata della Val di Chiana, Senese e Aretina. Il nostro progetto, diciamo, che ha la caratteristica di rivolgersi a tre interlocutori principali, che sono gli insegnanti, gli alunni e i genitori. Quindi i tre protagonisti, insomma, esatto, che sono presenti nella vita di un ragazzo, di un giovane, no? Voglio dire, la famiglia penso che sia la parte più da seguire sotto un certo punto di vista, no? Esatto, ci rendiamo conto che purtroppo possono mancare degli strumenti, delle competenze comunicative. Non c'è la conoscenza, non è, voglio dire, che uno ci nasce, noi siamo immigrati. Esatto, i nativi digitali utilizzano dei canali diversi, e quindi bisogna che stiamo al passo con i tempi, e noi informiamo ed educhiamo a avere una comunicazione e un comportamento corretto online, anche perché i genitori hanno dei rischi penali, che devono sapere a cosa vanno incontro se i propri figli gestiscono male questa tecnologia. Quindi si va anche contro il penale? Sì, c'è anche naturalmente. E questa è una parte importante del progetto, dove noi andiamo a sondare anche quelle che sono le reali conoscenze, sia dei ragazzi, dei genitori, talvolta anche degli insegnanti, anche se comunque loro hanno più strumenti per potersi formare in questo senso. È chiaro che non tutti i ragazzi hanno piena coscienza di quello che significa, di quella che è la differenza, ad esempio, tra uno scherzo, un litigio, un atto di bullismo o un reato vero e proprio. Ma nemmeno i genitori forse si rendono conto che... Spesso neanche i genitori. Perché dentro dice, vabbè, io metto un qualcosa di scritto, ma è virale, è forse peggio che farlo verbalmente face to face, come si dice, no? È vero? E non solo, una delle varie informazioni che diamo, il genitore non si rende conto, perché spesso per attivare una schedina telefonica in uno smartphone c'è bisogno di una certa età, quindi la scheda è attivata con il nome del genitore. Quando il ragazzino commette un atto di cui non si rende neanche, o la ragazzina, ad esempio, no? Ossia, uno dei fenomeni connessi a questa problematica è il sexting, no? Ad esempio, cioè la divulgazione di immagini definite o comunque un po'... magari anche una ragazzina una posa un pochino più discinta, ma che può dare adito. Per un ragazzino è uno scherzo che viene fatto a un'amica, no? Che magari. Certo. Quando quella scheda risulta intestata a un maggiorenne, insomma, secondo me le cose assumono un altro tipo di valore. No, guarda, sto scoprendo delle cose effettivamente che nemmeno davo, mi sarebbero mai balenate nel cervello, mai. Quindi è molto importante anche la schedina che è intestata per poi essere perseguito. Fa tutto parte, la bontà del nostro progetto è che non dà solo una serie di nozioni, non è solo una nota informativa che è utilissima, perché... appunto, le cose bisogna conoscerle. No, sono d'accordo, a partire dalle cose basilari che uno non avrebbe nemmeno mai pensato. Poi dopo parliamo della tua specialità. Okay. Altro aspetto, Elisa? Altro aspetto importante è che siamo costituiti anche per fare ricerca, quindi noi andiamo nelle scuole e somministriamo dei questionari agli alunni, agli insegnanti, ai genitori, per avere anche proprio dei dati statistici sulla rilevanza del fenomeno nel territorio. Sì. E questi dati servono per fare ricerca, ma servono anche per fare degli interventi mirati
considerati, perché appunto, come diceva Alessio, a volte possono essere prevalenti gli aspetti del cyberbullismo, altre volte aspetti che sono più connessi ad atti vandalici oppure al sexting, e quindi aiutiamo le scuole a gestire bene queste situazioni, anche perché gli insegnanti in termini giuridici hanno una responsabilità non infinita. Esatto. Ma i cellulari si tolgono a scuola? Allora, esistono dei regolamenti interni appunto, che prevedono delle sanzioni e delle limitazioni nell'utilizzo, variano da contesto a contesto. Detto questo, andiamo a scoprire il fenomeno del hikikomori. Ho detto bene, Alessio? No, perdonami. Benissimo. Sono un'immigrata, abbiate pazienza. Quelli della nostra generazione siamo tutti immigrati digitali. No, voi siete molto più giovani di me, fidati. Beh, ma anche noi siamo immigrati, perché noi il primo cellulare, ora io sono un po' più grande magari di Elisa, io il primo cellulare l'ho visto intorno ai 18-19 anni. Pensa, io a 30 anni. Per me. Cioè, capito, no? Quindi, i tempi. E all'epoca effettivamente il cellulare si utilizzava neanche per mandare gli sms, perché non c'erano in quel momento. Solo telefonare. Quindi siamo effettivamente immigrati digitali. I nativi digitali ci sono nati dentro, e anche questo è un aspetto da tenere in considerazione. Noi non possiamo competere con loro. No. Dal punto di vista tecnologico, perché saranno sempre un passo avanti a noi. Per quanto noi possiamo formarci, per quanto possiamo informarci, non riusciamo ad avere il loro passo. Noi dobbiamo riprendere il nostro ruolo, ed è lì l'aspetto vincente ed efficace del nostro intervento. Noi dobbiamo tornare ad essere esperti nell'educare attraverso le parole, la parte delle regole. La parte delle regole. Però e questo fenomeno, questo che fenomeno cos'è? Degli hikikomori è, diciamo, la peculiarità che mi riguarda, no? Il nostro progetto si compone, appunto, siamo tre, fortunatamente con tre visioni e specializzazioni, sensibilità comuni, ma con ambiti di interesse distinti. E io mi sono interessato in questo fenomeno ormai sono passati 11 anni, insomma, era l'epoca della mia tesi, fatta proprio su questo argomento. Era un fenomeno esclusivamente giapponese. Hikikomori significa letteralmente rannicchiati su se stessi. Sono ragazzi che, dovute a una serie di motivi, di fattori, si ritirano dalla società, non parlano più con nessuno e si rifugiano all'interno della propria camera, neanche della propria casa. Non escono più, non mangiano, non fanno nulla. Per mesi e anni. Detto questo, allora voglio ricordare che il nostro tempo è scaduto. Elisa, c'è un appuntamento importante quando? Esatto. Per capire meglio, che lì farete proprio un'infarinatura di tutto questo, genitori, è aperta a tutti, dai. Esatto, è un open day il 10 marzo nel Palazzetto dello Sport a Torrita di Siena. Ci tengo a precisare che siamo io, Alessio Pieri e anche Roberta Rachini, che si interessa più che altro dello sviluppo delle tecnologie positive, e faremo questo open day dove avremo invitati tutti i ragazzi delle scuole, ma anche degli ospiti importanti, per sensibilizzare su questi temi e anche per farci conoscere sul territorio come associazione attiva.